Buon pomeriggio a tutti, sono molto contenta di essere qua con Carolina perché quest'oggi abbiamo pensato a un incontro un po' speciale, una chiacchierata per i libri che consiglieremmo o consiglieremo ai nostri studenti. Sono dei libri tra di loro diversissimi e che vogliamo suggerirvi per ragioni altrettanto differenti. Quindi non ci perderei troppo tempo perché i protagonisti sono loro. Cosa dici, Carolina? Direi di sì, noi vogliamo anche venire incontro a questa corsa compulsiva che inizia più o meno nelle ultime settimane di maggio, quando tutti gli insegnanti, noi compresi, iniziano ad andare in giro a cercare liste di suggerimenti su internet per trovare spunti e idee nuove. Assolutamente, l'anno scorso l'abbiamo messo sul sito, se siete curiosi potete tornare là e vedere i consigli dello scorso anno. Quest'anno cerchiamo di, insomma, innovarci e quindi abbiamo scelto la forma del video, però restano validi anche i consigli dello scorso anno, chiaramente se vi va di indagarli. Allora, io inizierei direttamente con un testo di cui in realtà abbiamo anche parlato io e te, perché proprio qualche settimana fa ti dicevo che è un testo che io consiglierò quest'estate ai miei ragazzi di prima superiore e penso che già in terza media si possa proporre. E si tratta di Ragazzi Selvaggi, uscito da Dea, ed è un libro di Luca Azzolini, che qualcuno di voi conoscerà perché è già autore di libri per ragazzi, anche di successo, e secondo me con questo ha veramente fatto il colpo grosso, nel senso che è un libro molto intenso, che fin dal titolo allude purtroppo a una realtà drammatica, che è quella poi del bullismo, che è in crescita tra l'altro. Proprio leggevo l'altro giorno l'Istat ha pubblicato delle nuove statistiche ed è un fenomeno drammaticamente in crescita. Il Covid a quanto pare ha peggiorato le cose anziché migliorarle. E dunque, secondo me, questo è un romanzo che per quanto scomodo ci porta a empatizzare sia con le due vittime, sia in realtà qualche volta anche con i bulli, per poi prenderne le distanze. A volte amaramente, perché quello che avviene nel romanzo è molto forte. Cioè, io lo consiglio dalla terza media e non prima, perché i ragazzi, secondo me, devono essere un po' preparati e va bene immedesimarsi, ma non troppo, perché purtroppo ci sono dei momenti estremamente forti. Perché allora lo consiglio? Beh, come denuncia, ma anche perché è proprio un bel romanzo di formazione ai tempi del bullismo. Il protagonista è Luca, un Luca molto autobiografico, come potete immaginare, ma lo confessa anche proprio l'autore nei ringraziamenti finali. E vive in prima persona, purtroppo, degli atti di bullismo molto violenti da parte dei suoi compagni di classe. È in terza media, fa il conto alla rovescia, sperando che finisca quanto prima l'anno. C'è poi un altro punto di vista, che è quello di Mattia, invece un ragazzino di prima media, anche lui vessato dallo stesso gruppo di ragazzi, che spera però di superare la cosa non dandoci troppo peso, perché lui ha altre cose in mente il disegno, ha in mente la sua migliore amica, per cui nutre dei sentimenti d'amore. E vuole aprirsi a questo nuovo mondo, non vuole pensare a quello che gli sta succedendo a scuola. E poi c'è il terzo punto di vista, che è quello dei bulli. Muovendoci tra questi tre punti di vista diversi, secondo me, l'autore riesce proprio a darci l'idea del mondo del bullismo e delle estreme conseguenze a cui può portare. Detto questo, non faccio spoiler, ma spero che anche tu lo possa leggere quanto prima, perché è veramente un libro da consigliare, secondo me. Io ho già messo in lista per quest'estate. Nel frattempo, sullo stesso tema, ma con un approccio completamente diverso, è ugualmente interessante però, secondo me, questo nuovo libro di Jenny Jagerfeld, La mia vita dorata da re, appena esdito da Iperborea nella collana Mini Borei, quindi la collana rivolta ai giovani e ai giovanissimi. Questo è un libro che si può consigliare serenamente alle medie, seconda, terza media, ma anche al primo anno delle scuole superiori. Io, per esempio, se avessi una prima lo darei perché è un libro carino, accessibile. Un libro che, nonostante parta da uno spunto tematico forte, che è quello del bullismo, in realtà è estremamente divertente. L'autrice
In diversi libri che scrive, sceglie proprio di fare questa operazione, cioè di inserire il sorriso come strumento di narrazione. Anche in questo caso il protagonista, Sigge, è un ragazzino che è stato vittima di atti di bullismo anche piuttosto forti, che non vengono mai disinnescati nel senso di sminuiti nella loro importanza, anzi vengono ricordati sempre con grande angoscia. Però Sigge decide che ha un'opportunità. Nel senso che la famiglia si trasferisce da Stoccolma in un paese più piccolo dove vive la nonna, che è un tipo stranissimo, che fa le corse automobilistiche, che indossa abiti di strass, quindi il personaggio anticonvenzionale per eccellenza, e decide che finalmente ha l'occasione per creare un nuovo Sigge, un Sigge super popolare, come Beyoncé. E decide quindi di usare quest'estate, questi 60 giorni, quindi anche qui c'è un conto alla rovescia. Che però è un conto alla rovescia positivo, cioè l'occasione per trovare un modo per presentarsi in modo diverso, per essere un po' meno strano. Perché Sigge è un ragazzino un po' strabico, ha degli occhialoni un po' spessi, gli piace il pattinaggio artistico in cui è anche molto bravo, e tutte queste cose gli hanno portato ovviamente le attenzioni non proprio benevole dei compagni di classe nella scuola precedente. Il libro dunque racconta di questa lunga estate, in cui Sigge prova a cambiare per rendersi poi conto che in realtà la cosa più bella, l'unico modo per diventare davvero popolare è essere se stesso, cioè imparare ad accettarsi per quello che è. E durante quest'estate l'autrice riesce a disseminare una serie di aneddoti e di scene assolutamente esilaranti, per cui uno inizia a ridere all'inizio del libro e, salvo alcune, diciamo, momentanee parentesi, non finisce più. E trovo molto interessante il fatto che si trovi un modo di parlare seriamente di un tema serio, però facendo vedere anche che c'è un modo di uscirne, appoggiandosi alle persone che hai intorno, che ti vogliono bene, imparando anche a guardarti con gli occhi degli altri, ma degli altri che ti vedono in maniera corretta per quello che sei veramente, cioè una persona unica e preziosa. Bellissimo, guarda, io l'ho già aggiunto alla mia lista, te l'avevo detto, che lo proporrò in prima e lo leggerò anch'io quest'estate, assolutamente sulla fiducia. Tra l'altro poi vorrei aggiungere una cosa, che noi abbiamo portato nelle nostre classi anche un altro romanzo su questo tema, se i lettori fossero interessati, un romanzo che tra l'altro ha proprio, come dire, trovato piena rispondenza nei bisogni dei nostri ragazzi, che hanno apprezzato veramente tanto. Mi riferisco a Carlo è uscito da solo, eccolo qua. Enzo Gianmaria Napolillo ha scritto per Feltrinelli questo romanzo che secondo me è veramente un ottimo punto di vista per raccontare, vero? Molto bello, molto accessibile anche per i lettori non forti, sia al biennio che ai primi anni del triennio. I ragazzi che l'hanno letto l'hanno apprezzato moltissimo, perché è immediato, arriva subito al punto, riesce a ritrarre bene sia il momento del bullismo subito, ma anche le conseguenze negli anni successivi. È stata gloria farmelo scoprire, è assolutamente, assolutamente una scoperta meritata. Sì, ma aggiungerei che sono quelle cose che a volte succedono qua in redazione, cioè questo libro mi è stato omaggiato da Feltrinelli per una recensione, io non l'avevo notato sinceramente nelle uscite in arrivo e sono rimasta totalmente folgorata, per cui già l'anno scorso è stato uno dei testi che ho portato in classe prima del periodo del Covid e quest'anno ho pensato di riportarlo, anche perché c'è sempre un momento in cui chiedo ai miei studenti che voto darebbero al libro che hanno letto e devo dire che questo non ha mai ottenuto meno di 8,5, quindi caspita. Come dicevi tu, la prospettiva, l'idea di partire da un protagonista che ha più di 30 anni e che guarda indietro e che racconta perché è così bloccato nella sua realtà, aiuta tanto perché effettivamente spesso i ragazzi pensano al bullismo solo come a qualcosa che ha delle conseguenze nell'immediato, ma non è così. E il caso di Carlo è bello, senza contare che poi è un caso che lascia della speranza, lascia aperte molte prospettive. Per cui, senza fare spoiler, sappiate che non state nel caso consigliando ai vostri ragazzi un libro deprimente, No, tutt'altro, direi. anzi, anzi, è un libro che alla fine ti lascia comunque appagato perché
va verso una soluzione che ci si auspicherebbe, ecco, fin da subito. Assolutamente, poi a questo si intreccia anche il tema dell'amore, che è un tema universale, insomma, che piace sempre molto. Anche se aggiungo solo questo, i miei studenti si sono focalizzati tantissimo anche sul rapporto tra i genitori, proprio la famiglia, che è in realtà uno dei temi presenti indubbiamente, ma su cui io mi sarei soffermata di meno. E invece loro hanno apprezzato moltissimo sia la figura della sorella, molto saggia, benché più piccola, sia dei genitori, quindi insomma c'è anche il tema familiare, lo aggiungo se foste curiosi. E se siete curiosi, sempre su Critica Letterale c'è anche la recensione, quindi potete recuperarla. Io resterei sui libri recenti, perché quello di Jagerfeld è appena uscito, così come gli altri, i prossimi due di cui parlerò, per tirar fuori un libro che ho amato moltissimo, questo di Alessandro Ferrari, Chiedi ai sogni di fare rumore. Ho intervistato anche l'autore qualche giorno fa con un entusiasmo straordinario, perché avevo letto anche i romanzi precedenti e mi piacciono tutti, quindi porto questo perché è il più recente, ma anche i precedenti sono molto belli. Belli, molto duri. L'autore è convinto, e io abbastanza convinta con lui, che certe volte ci sia bisogno di affrontare, di guardare in faccia anche la durezza del diventare grandi, del passare attraverso dei momenti di difficoltà, del fare i conti con degli aspetti di noi magari che non ci piacciono o che non riusciamo ad affrontare. In questo caso la protagonista, che si chiama Arianna, ha un peso terribile che grava su di lei da una notte di 6 mesi prima, di cui non ci viene detto molto. Sappiamo soltanto che nel momento in cui è avvenuta questa notte, Arianna è morta, o meglio, una parte di lei è morta e adesso Arianna morta, cioè questa figura di adolescente, sedicenne, che va in giro per il mondo, ma non sente più niente, tende a prevalere sull'altra voce che risuona sempre di lei, sempre dentro di lei, ma in maniera molto più sporadica, molto più faticosa, che è la voce di Arianna Viva, che rappresenta invece tutta quella ingenuità, quell'entusiasmo per la vita che aveva prima di quella notte. E anche questo è un romanzo di formazione, nel senso che Arianna deve allontanarsi da casa. Deve mettersi alla prova, deve cercare di trovare la forza per fare i conti con il passato, ma anche con una serie di figure che si muovono intorno a lei, quindi iniziare a guardare al di fuori di sé per trovare uno spunto per ricominciare. Ci sono tematiche molto forti, per cui io lo consiglierei sicuramente al triennio, tenendo presente che i ragazzi magari possono essere anche avvisati. E tenendo presente anche però che probabilmente lo apprezzeranno. Io ho letto questo libro con l'idea che da ragazza avrei voluto leggere un libro così. Cioè, è un libro che secondo me, se trova lo studente, il ragazzo che ha bisogno, risponde a delle sue domande. Anche perché, e questo va detto, nei libri di Ferrari non manca mai lo spiraglio di luce. Cioè, anche se le tematiche che vengono affrontate sono molto forti, la morte, il lutto, l'autolesionismo. Sono sempre tematiche che vedono una via di positività, una via d'uscita, che di solito sta nelle persone che ti circondano, cioè nelle persone che ti vogliono bene, che ti offrono delle ancore a cui aggrapparti. Sì, tra l'altro appunto questa idea del bisogno, secondo me, è proprio una cosa su cui dobbiamo focalizzare tutti quando scegliamo dei libri, cioè non tanto sceglierli solo perché sono piaciuti a noi, ma perché pensiamo che possano rispondere a un bisogno dei nostri studenti. E questo è importantissimo, vedevo che ne parlavate anche nell'intervista, quindi anzi invito i nostri lettori, se adesso ci stanno seguendo, poi a cercare anche quell'intervista perché mi è piaciuta molto. Devo dire che il vostro entusiasmo era palese e ha coinvolto anche me da spettatrice. Sì, allora bisognerebbe sempre mantenere un approccio ufficiale, formale, ma io mi sono veramente, mi sono entusiasmata ai libri precedenti. Il primo, tra l'altro, secondo me è straordinario, Le ragazze non hanno paura. Anche lì c'è una storia di bullismo, perché il protagonista è un ragazzino fragile, un po' insicuro, quindi un personaggio che rovescia tutti gli stereotipi di genere, per cui è il maschio il protagonista forte, no? E lui si trova in una banda di ragazze e sono le ragazze le eroine, sono le ragazze che non hanno paura, mentre lui ne ha e come. E anche in quel libro lì, appunto come in questo, cioè, si viene proprio coinvolti all'interno di un universo narrativo incredibile.
Buono sapersi, anche quello nella mia wish list, ammetto colpevolmente che è ancora lì, ma per poco. Se vogliamo restare invece sulla formazione, vi propongo e ti propongo, pensandolo top, per la prima e la seconda, oserei dire, delle superiori, un romanzo di formazione che ho concluso proprio ieri sera perché è appena uscito in libreria. Ed è Michael Jackson, che vedete scritto letteralmente come si pronuncia, di Paola Soriga, appena appena uscito per Mondadori. È un libretto delizioso, devo dire che mi sono proprio trovata coinvolta, perché si ha a che fare con questa bambina sarda di un paesino vicino a Cagliari, che si fa chiamare da tutti Michael Jackson. Perché? Perché lei nasce con questi capelli particolarmente ispidi, con una carnagione più scura di quella dei suoi genitori, e quindi ecco che subito arriva questo paragone. Siamo negli anni Ottanta, Michael Jackson è super in voga, ecco subito lo pseudonimo che le viene appioppato, il soprannome, scusate, in qualunque momento. Lei in realtà è ben contenta di farsi chiamare Michael Jackson perché ha due sogni nel cassetto, molto vicini a quelli di lui: cantare e ballare. E poi, diciamolo, cioè si chiama Remigia, quindi è un nome, diciamo, perlomeno dai, impegnativo per una bambina. E quindi Soriga ci porta all'interno di questa famiglia. Noi conosciamo la bimba, la vediamo crescere, lei è anche il nostro io narrante, che ci porta non solo nel suo mondo di crescita, ma anche nel suo mondo sardo, per cui, ad esempio, di tanto in tanto riporta qualche espressione, qualche frasetta che viene detta da questa famiglia numerosissima e molto cacciarona, e ci traduce letteralmente che cosa significa. Ma non è una cosa che rende il testo lento, che anzi, semplicemente lo abbellisce e lo rende anche più vario. Per cui io ho trovato questo cammino alla ricerca del proprio successo molto interessante, perché in realtà, come vedranno i lettori, oltre alla ricerca del grande successo, a un certo punto arriva anche il grande insuccesso, che non vi dico. E questa bambina deve iniziare a fare i conti con la realtà. E questo significa anche accettare la frustrazione e accettare il fallimento, che sono due tematiche, secondo me, di cui dobbiamo parlare anche a scuola, cioè è abbastanza urgente aiutare i ragazzi ad accettare il no. E questo può essere un libro piacevole, divertente, leggero, assolutamente, che in un biennio sicuramente preparerò e presenterò nei miei consigli di lettura. Io invece adesso vi porto un libro che leggero non lo è affatto, o meglio, è un libro assolutamente affrontabile dal punto di vista della prosa, che è incisiva, chiara, però la tematica è impegnativa. Fino alla fine del fiato di Marco Magnone, anche questo edito da poco da Mondadori. L'autore, che è un autore abbastanza noto di romanzi per ragazzi, si ispira a un fatto di cronaca di qualche anno fa, nel 2011. Un estremista ha fatto una strage in Norvegia, uccidendo una serie di persone abbastanza nutrita, tra cui molti giovani. E la storia prende spunto da questo fatto, è in realtà riambientata in Italia, in un paese alla base delle Alpi, dove ha luogo ogni anno questo campo per giovani appassionati, adolescenti idealisti che vogliono approfondire tematiche importanti, ecologia, politica, modi per cambiare il mondo. Quindi un ambiente molto bello creato da due anziani sognatori di un tempo che adesso vogliono riproporre, quello di cui avrebbero avuto bisogno anche loro quando erano ragazzi. Quindi la scena iniziale è una scena che mostra una serie di vite giovani, ritratte da un punto di vista esterno, nel momento più fiorito della loro esistenza, cioè quando ci sono tutte le aspettative, grandi speranze. Sono giovani impegnati, giovani che amano mettersi in gioco, giovani dai bei valori. E poi c'è una parte centrale che è la parte, del temporale, la parte della tragedia, e poi invece c'è il dopo. Trovo molto interessante la scelta dell'autore di fare questo percorso, cioè di concentrarsi principalmente su ciò che precede l'evento traumatico che segna le vite dei ragazzi, e invece il percorso faticoso per uscire dagli effetti di questo trauma, per ritrovare una via che riporti a quei valori belli che
si avevano subito prima che qualcosa arrivasse a spezzarli o comunque a minacciarli in maniera forte. È un libro forte, anche questo io lo consiglierei per il triennio o per una seconda molto, diciamo, accorta, ecco. Certo, no, beh, ci credo, però sono anche temi importanti da portare in classe, secondo me. Tra l'altro non l'ho qui con me perché l'ho prestato a un mio studente dopo averlo lasciato in quarantena, però proprio anche sull'idea di un ritiro per cercare se stessi, eccetera, e poi in realtà gli succede di tutto, c'è anche il nuovo romanzo di Andrea Maggi, Conta sul tuo cuore, edito da Giunti qualche mese fa, che trovate recensito sul sito se volete. Ed è un libro che sicuramente anche questo è da consigliare, specialmente anche qua, però lo metterei nel triennio, penserei a qualcosa del genere. Comunque, questo en passant. Guarda, io invece adesso ribatto con uno delle mie scoperte dell'anno. Ormai lo sai, ti esce dalle orecchie perché te l'ho consigliato Anticiclista. ovunque, hai già capito, ecco, ed è il romanzo di Rosario Pellecchia, Le balene mangiano da sole. Anche qua l'ho portato in due classi prime di quest'anno, i ragazzi l'hanno veramente apprezzato tanto, perché allora intanto questo romanzo che è edito da Feltrinelli, uscito da poco, da qualche mese, riesce secondo me a catturare adulti e ragazzi. Non è un libro per ragazzi, non nasce come tale. Però secondo me lo si può proporre già dalla seconda media. È un testo, io quando dico delizioso non lo dico perché è ingenuo, tutt'altro, ma perché veramente è in grado di portare dei bei valori senza risultare moralistico. Ed è una cosa secondo me difficilissima. Ritrae la nostra società senza essere bacchettone e riesce a conquistare veramente i cuori, secondo me, e le menti. Di adulti e di ragazzi. Allora, siamo a Milano, abbiamo due protagonisti, Gennaro, detto Jenny, che arriva da Napoli con da un lato il sogno di studiare al Politecnico, dall'altro quello di dimenticare qualcosa di brutto che gli è accaduto, non sappiamo cosa. Si ritroverà a fare il rider. Questo in realtà sia per accantonare quattro soldi per l'università, ma soprattutto perché adora il momento in cui porta il cibo alle persone, immagina il cliente e per qualche secondo, quando il cliente apre la porta, vede la sua vita e si sente in qualche modo accolto, può sbirciare nelle vite degli altri. Una sera si troverà a consegnare un ordine di pollo fritto in quantità industriale a un ragazzino dodicenne, Luca, che a casa da solo per la prima volta nella sua vita a vedere la Champions. Gioca la sua squadra del cuore in Napoli, che guarda caso è anche la squadra del cuore di Gennaro. In teoria Gennaro non dovrebbe fermarsi perché, come tutti i rider, è seguito da questo grande fratello che lo controlla, ma in realtà si ferma e nasce un'amicizia singolare. L'amicizia tra due ragazzi di età veramente diverse, perché Gennaro è un ultra ventenne e invece, appunto, Luca, come dicevo, è dodicenne. Eppure c'è questo bisogno di famiglia che tutte e due avvertono molto, molto forte, che da un lato si sposa col fatto che Gennaro è lì da solo, quindi la sua famiglia è rimasta a Napoli, e poi porta questo peso dentro che scoprirete nella lettura. Dall'altro, invece, Luca è da solo con la mamma, non sa nulla di suo padre. Scoprirete poi il perché del titolo, ma è in qualche modo collegato appunto alla vicenda di Luca. È un romanzo che spazia dalla formazione al romanzo familiare. E io lo trovo così ben ritmato anche poi con dei siparietti nelle case degli altri, quando Gennaro porta il cibo e incontra la società milanese completamente diversa, una porta dopo l'altra si aprono storie completamente opposte a volte. Ed è così vario, così bello che secondo me può davvero conquistare i lettori di qualsiasi età. E quindi lo propongo caldamente. Un po' indietro e sempre a tematiche più malinconiche, anche se io vorrei davvero leggere, non so perché mi trovo sempre a leggere libri tristi, drammatici, devastanti. Io vorrei leggere qualche libro allegro, quindi mi segnerò tutti quelli che hai nominato e rimedierò quanto prima. Ancora, tra l'altro, guarda.
E vi porto questo libro molto lirico, molto poetico, molto bello, di Maria Segato, Come fiori nel gelo notturno, di HarperCollins. È un po', è uscito un po' prima rispetto agli altri, ma è sempre un libro recente. E in questo romanzo, che è un romanzo di amicizia, di formazione, legato all'ambiente scolastico, si incrociano tre destini, tre vite. Quella di Iris e di Manfredi, che sono due studenti, compagni di classe, che si portano dietro due diverse solitudini che in qualche modo si incontreranno, nel corso del romanzo, e quella, la vicenda della loro insegnante supplente, che si chiama Chiara. Anche lei si porta dietro tutta una serie di trascorsi abbastanza complessi che verranno svelati un po' alla volta nel corso del romanzo, e che trova un modo per entrare in comunicazione con questi ragazzi e per mostrare loro come la salvezza passa attraverso l'amore, che loro un po' alla volta scoprono da soli nel corso del romanzo, ma anche attraverso la letteratura e le materie insegnate. Quindi un romanzo che unisce due punti di vista, quello del mondo dei ragazzi, degli studenti, a quello al punto di vista dell'insegnante che cerca in qualche modo di entrare in contatto e di dare vita alla letteratura. Un romanzo molto commovente, molto lirico, appunto, come ho già detto, che consiglierei a una terza o a una quarta, quindi triennio. Bene, bene, io invece torno indietro sull'età, sai, perché torno presentando, beh, oddio, metà e metà in realtà, torno indietro presentandovi un autore più che un singolo libro, nel senso che Giacomo Mazzariol è stata una lettura recente in realtà. I libri sono usciti da qualche anno, ma mi sono stati consigliati da una nostra redattrice, Valentina. Me li ha consigliati, io ho pensato appunto di colmare questa mia lacuna e ne sono stata veramente felice perché questo l'ho già proposto in classe ed è piaciuto tantissimo. L'altro, no, perché non ho ancora la classe giusta, ma adesso ti dico perché in realtà. Allora, questo secondo me ce lo possiamo veramente giocare in qualsiasi classe, dalla prima media alla quinta superiore. Non è un libro che nasce specificatamente per ragazzi, però anche qui l'immediatezza del dettato, la forza tematica, eccetera. E poi parliamo anche di un libro, è triste dirlo, ma dobbiamo purtroppo badare anche alla quantità di pagine con i nostri studenti specialmente, che subito ci chiedono, ma prof, quante pagine ha? Ecco, è un libro che secondo me si presta benissimo. C'è poi la vicenda autobiografica del protagonista. Già, del protagonista dell'autore, Giacomo, che ci racconta in prima persona la sua esperienza con il fratellino Giovanni, che è nato con la sindrome di Down. Questa è una storia tenerissima, ma non banale o ingenua. Anzi, abbiamo dei momenti di grande amore, perché quando nasce Giovanni, Giacomo è soltanto un bambino di 5 anni, quindi gli viene un po' raccontata la realtà, il modo di vivere la vita di Giovanni in modo particolare per fargli accettare il fratellino o anche solo per fargli comprendere la diversità. Quindi lui crede che sia un supereroe. A mano che cresce, inizia a rendersi conto però anche di alcune difficoltà del fratello, difficoltà che potrebbero anche esporlo ad esempio al bullismo o che potrebbero portarlo a non vivere le stesse cose che lui fa, banalmente salire su un albero, ad esempio. Questo lo porterà anche a un momento di rifiuto, a un momento difficile in cui cercherà di prendere le distanze da suo fratello. Lo amerà moltissimo in privato, ma non parlerà, con gli amici di lui, ad esempio. Nessuno saprà di Giovanni per lungo tempo. Eppure questo è un romanzo che poi ci porta a veder trionfare l'amore. Questo non è uno spoiler, perché il bello è leggere la vicenda. Sembra esile, ma ci sono tanti episodi di vita quotidiana dove proprio ora si ride, ora ci si commuove. Me l'hanno confermato anche i ragazzi, quindi non sono solo io che ho pianto, ma veramente mi sono proprio commossa. Tra l'altro io l'ho anche sentito in audiolibro, perché alternavo per questioni di tempo un po' il libro, un po' l'audiolibro,
E l'ho concluso in audiolibro. Quando lo leggerete o lo ascolterete, capirete perché. Io proprio mi sono ritrovata nel parco con le lacrime. È un libro bello, bello. Non riesco a trovare un aggettivo che sia altrettanto limpido. Mi tengo bello e lo consiglio davvero a tutti, ma per essere più umani, ecco, innanzitutto. Quindi questo, prime, seconde, ma anche le medie assolutamente. L'altro invece tratta un altro tema, secondo me, importante, che è quello della ricerca della propria identità, anche lavorativa, pensando al proprio futuro. E quindi io penserei di consigliarlo, ad esempio, in quarta superiore, forse anche in terza. In quinta, vabbè, sappiamo i ragazzi sono talmente presi per la maturità che forse, insomma, lo consiglierei, ma non glielo farei leggere di per sé. Ecco, il protagonista apparentemente sembra vincere una propria lotteria perché un'app che ha ideato, rischia di farlo diventare famoso. Uso il verbo rischiare perché, il successo stravolge la sua quotidianità. Di provinciale che deve fare la maturità, che ha il suo gruppetto di amici fidati, una ragazza che gli piace, eccetera, la sua famiglia molto accudente, protettiva. Ecco, lui deve uscire da questo guscio, andare a Roma nel caos, in un'azienda super organizzata che sembra il paradiso, ma non è tutto paradiso. Ecco, un libro interessante per riflettere, secondo me, sul futuro lavorativo dei giovani e anche su come tutto quanto costi fatica. Quindi fatica e rinunce, compromessi, via. Quindi più in là per i temi. Tornare alla terza, dico la terza per un motivo specifico, proporrei L'ora dei dannati di Luca Tarenzi. È una proposta che io in realtà non ho mai fatto davvero, però ce l'ho lì che la covo. Che cos'è L'ora dei dannati? È il primo volume di una trilogia, è uscito solo questo, io sto aspettando con ansia i successivi, ispirata alla Divina Commedia. L'autore è un appassionato di fantasy, di giochi di ruolo. Prova a ritornare all'inferno dantesco, e immagina questo Virgilio che, dopo aver lasciato Dante, okay, al suo viaggio quando non può più accompagnarlo, si trova un po' Apolide a vagare per l'inferno senza meta, un po', privato del suo senso, perché, Virgilio è arrivato lì a vedere, in lontananza, no, la luce, ed è poi stato costretto a tornare indietro. Quindi, abbiamo un Virgilio un po' malinconico, un po' spaesato. E abbiamo poi un grande progetto di evasione, orchestrato da Pier delle Vigne, che purtroppo, come sapranno bene i nostri studenti che l'avranno studiato in terza, è un albero, e quindi, pur essendo molto intelligente, ha bisogno di qualcuno che lo trasporti per poter realizzare, il suo piano di evasione. E mette insieme quindi questa combriccola di dannati, che prevede, oltre a lui, e a Virgilio, anche Ugolino, Bertrand de Born e Filippo Argenti, completamente fuori di testa, il personaggio più colorito, diciamo, di tutto l'insieme dei protagonisti di questo romanzo, e decidono di evadere. Naturalmente il piano di Pier delle Vigne non è palesato, perché lui sa bene che, essendo un tronco, se svela il piano è un attimo che gli altri lo mollano lì, quindi lui è il solo che sa cosa stanno facendo. E fanno questo viaggio di cui noi non riusciamo a cogliere esattamente le direttrici, se non che ci porta attraverso tutte le tappe, tutti i cerchi, no, tutti i gironi, che abbiamo imparato studiando la Divina Commedia. Perché dico che non ho ancora avuto il coraggio di consigliarlo davvero? Perché è un po', truculento, è un po' forte come, livello dei contenuti, come del resto l'Inferno di Dante. Cioè, se uno Sì, pensa un po' effettivamente al brano dantesco, è violento anche quello, e sono terribili le punizioni. Certamente leggerlo in un italiano contemporaneo, no, con queste scene, insomma, davvero colorite, può fare un po' impressione. Però secondo me è un'operazione interessante da farsi con la piantina dell'inferno sotto mano come strumento di ripasso, perché si incontrano effettivamente tutti, i luoghi, i personaggi, i contrappassi,
che si studiano durante il terzo anno. Quindi se c'è qualche collega coraggioso, secondo me può anche valerne la pena. Bene, io resto nell'ambito delle riscritture, delle revisioni, ma torno più indietro, sia a livello editoriale, sia a livello proprio di operazione. Nel senso che se cercate qualcosa per far ripassare l'epica, ma soprattutto per mettere i ragazzi davanti alla prospettiva delle riscritture, delle rielaborazioni successive, dei romanzi tratti da o ispirati a, ecco, questo è un po' un classico, Il canto di Penelope di Margaret Atwood, uscito per Ponte alle Grazie, ed è un testo che però riconsiglierò anche quest'anno, consiglio ormai da qualche anno, perché devo dire che ha incontrato l'interesse degli studenti nel biennio, nelle superiori. È un testo apparentemente preciso, molto lineare, nel senso che riscrive la vicenda dell'Odissea dal punto di vista delle donne. Ci sono le ancelle che sono state uccise al ritorno di Ulisse dopo la famosa uccisione dei Proci, e c'è anche Penelope, ovviamente. Penelope che dall'aldilà racconta quella che è la sua visione delle cose, di come sono andate. Quindi anche se apparentemente sembra semplice, in realtà le scelte che ha fatto Margaret Atwood, le omissioni, le riscritture, le nuove prospettive da cui certi fatti vengono riletti in una chiave, potremmo dire, maggiormente femminista, cioè che vuole proprio dare voce alle donne che sono state relegate in un angolo, spesso nell'epica classica, è proprio il punto di forza. Aggiungete anche il fatto che trovate, adesso forse riesco anche a farvelo vedere, all'interno anche delle riscritture poetiche, ad esempio questa è una ballata, ma vedete anche dei cori delle ancelle, quindi è interessante anche come proprio idea di rivedere il genere stesso, perché è molto composito e può portare a una riflessione interessante. Per ultimo, sempre nell'ambito delle riscritture, io vi propongo questo, anche questo per i giovani, perché io mi sono concentrata soprattutto su letture per il triennio, in realtà ci sarebbe tanto da dire anche sugli anni precedenti, La bellezza di Medusa di Sabina Colloredo. Questo libro è una raccolta di racconti che andrebbe bene anche per le medie, secondo me, perché sono gradevoli, facilmente decifrabili, molto d'impatto anche dal punto di vista della prosa. Si tratta di una serie di racconti che riscrivono episodi più o meno noti della mitologia assumendo il punto di vista dei cattivi. O meglio, scopriremo che in realtà cattivi è un termine riduttivo, sono gli sconfitti, sono i ribelli, sono quelli che hanno la forza di andare contro le convenzioni o contro quello che ci si aspetta da loro. Abbiamo personaggi come Medusa, come Fetonte, il Minotauro, Polifemo. Tutti personaggi che noi abbiamo sempre visto nell'ottica di quelli che li hanno in qualche modo annientati, sconfitti o nel momento del loro fallimento. E Sabina Colloredo assume invece una prospettiva che ci porta a una fortissima immedesimazione e che ci aiuta a vederli proprio sotto un altro punto di vista, il punto di vista della coerenza, della dignità anche nella sconfitta. In un mondo che tende a premiare sempre i vincitori, no? Farci vedere come siamo sempre chiamati a essere al massimo, a essere le forze della luce, vedere come ci possa essere un senso, anche un'esistenza che abbia una sua pienezza negli sconfitti, secondo me aiuta, dà uno sguardo differente sulle cose. E questo va benissimo anche per i ragazzi del biennio o più piccoli. L'editore, ce lo ricordi? Sì, certo, Dea. Ok, scusate. Perfetto, eccolo qua. Tra l'altro, copertina bellissima, molto molto di molto. Devo dire. Ci sono delle illustrazioni anche dentro molto belle. Sono racconti molto brevi, che si possono leggere anche svincolati gli uni dagli altri, anche se c'è un filo conduttore che adesso non vi svelerò, ed è un libro illustrato molto accattivante, secondo me. Benissimo, allora guarda, io direi in chiusura, ne abbiamo discusso perché mi hai detto ma cosa dici, lo mettiamo o non lo mettiamo,
Beh, en passant, ci permettiamo di consigliare anche un saggio. So che è difficile poter così consigliare ai ragazzi un saggio per l'estate, soprattutto nel biennio, ma secondo noi, posso parlare plurale un attimo, è un testo che si presta. Si presta oppure potete, se siete insegnanti, considerare di leggerlo voi nell'estate per poi lavorare con i ragazzi in una chiave che riterrete opportuna con la ripresa della scuola. Si tratta di Oro Blu. Eccolo qua, ti sfrutto perché appunto io ho l'ebook e quindi facciamo vedere il cartaceo di Un Edoardo cartaceo Borgonzino. pieno di appunti, pieno zeppo di appunti, a dimostrare che non solo i ragazzi, ma anche gli insegnanti lo possono apprezzare e Assolutamente, anzi, sfruttarlo anche. possiamo dirlo, dopo che l'ho letto, ti ho mandato le foto dei miei appunti sui fogli volanti per dimostrarti che era un libro utilissimo. No, davvero, io ho colto ampiamente il suggerimento e sono rimasta colpita perché. La tematica è importante ed è affrontata con una serenità, proprio anche con una chiarezza di prosa veramente, veramente accessibile. Sì, poi forse anche l'idea di gestirla come gestire diversi capitoli sotto forma di intervista aiuta. Almeno gli studenti a cui l'ho proposto, io l'ho proposto sia in una prima superiore sia in una seconda per geostoria e anche per dei lavori di educazione civica. I ragazzi all'inizio erano spaventati dall'idea del saggio, dalla copertina monocromatica, senza immagini, erano un po' terrorizzati, lo ammetto. Poi invece si sono resi conto che lavorando assieme capitolo per capitolo, questo ha permesso di parlare dell'emergenza idrica nel mondo, da prospettive diversissime, perché comunque ogni persona intervistata è differente, ogni capitolo è dedicato a tematiche diverse, sempre però comunque legate all'acqua, e ha dato proprio quest'idea di varietà. E il parlato, dell'intervista aiuta poi a non tenere i ragazzi troppo lontani dall'idea, di La cosa avere. interessante secondo me, trovo Vai, vai. interessante il fatto che, ci sia anche, che ci siano dei capitoli dedicati ai problemi e degli altri dedicati alle soluzioni, cioè che ci sia sempre una doppia prospettiva che Sì. mostra la complessità all'interno di ogni ambiente, di ogni realtà, per cui possono essere compresenti i due aspetti, no? Sì, infatti, guarda, hai ragione. Adesso non ne avevamo parlato di questo, però io in classe ho proprio lavorato anche su questo aspetto, cioè dividere le problematiche dalle possibili soluzioni. A volte solo possibili perché purtroppo sono troppo complesse, però diciamo che Borgomeo, fa veramente un gran bel lavoro, oltre al fatto che mi ha fatto scoprire la figura dell'acquologo. Io ignoravo, e che in realtà aiuta a guardare veramente il problema dell'inquinamento delle acque, della scarsità di acque potabili, eccetera, della mafia dell'acqua da punti di vista diversi. E ci fa anche viaggiare perché lui stesso, per intervistare queste persone, ha girato il mondo e si vede questo approccio, in effetti, pluriprospettico. Per cui, insomma, per me, per quanto mi riguarda, è super consigliato. Sia per gli insegnanti che vogliono magari trarre qualche informazione da giocarsi in classe, rendere meno canonica la lezione di geostoria o di geografia alle scuole medie, sia per gli studenti perché possono lavorare sui testi anche a livello di comprensione del testo, ad esempio, oppure a livello di sintesi in modo brillante. Quindi, lo consigliamo. Direi che ne abbiamo portati un bel po' Sì, tra e io stessa me ne l'altro sono. dovevano essere di meno, poi ci siamo contattate e abbiamo detto, vabbè, aggiungiamo questo, poi quell'altro, E quindi. ce ne sarebbero ancora, tra l'altro, è stata dura scegliere. Assolutamente. Io direi in chiusura, intanto di augurarvi buona lettura, assolutamente, sia che siate lettori, semplici, tra virgolette, studenti, insegnanti. E in particolare per gli studenti un grandissimo in bocca al lupo se state per affrontare gli esami finali del vostro percorso.